Durante la pausa natalizia, Barbara D'Urso si è concessa un momento di relax. Ha staccato dal clamore mediatico che in genere suscita in Italia ed è volata a New York. Prendere un aereo per lei è già stata una grande vittoria, dato che non ha mai nascosto di avere paura di volare. In proposito, infatti, ha dichiarato: "L'adrenalina del volo è quasi la stessa della diretta quotidiana. Una volta arrivata nella Grande Mela, è stata accolta dal giudice di Masterchef, Joe Bastianich. I due sono amici e lo chef l'ha ospitata per qualche giorno nella sua casa." Le foto della permanenza della presentatrice in America sono state pubblicate da TV, sorrisi e canzoni, ma non è mancato qualche scatto condiviso con i fan su Instagram. Parlando di Bastianich, la presentatrice di Pomeriggio 5 ha dichiarato: "È una persona squisita e voglio ringraziarlo per avermi ospitato e fatto conoscere la sua splendida famiglia, sua mamma Lidia, la simpaticissima nonna Erminia, 94 anni, e la sorella Tania." Barbara D'Urso è partita con l'amica Angelica e insieme hanno visitato alcuni dei luoghi più caratteristici, da Central Park a Broadway. Nel corso della piccola vacanza non è mancata un'incursione in una libreria di Manhattan. Alcuni amici le hanno fatto uno scherzo e hanno inserito il suo ultimo libro Se lo desideri accade tra i volumi in vendita. Così, la D'Urso ha scattato una foto con tanto di Carmelita Smack. Infine, una volta tornata a casa, ha spiegato: "La Grande Mela è una città di pura energia e in continua evoluzione, ma non cambio idea. L'Italia è il paese più bello del mondo. God be in New York. Chi se ne frega?"